Bentrovati telespettatori di Antenna 3, l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali in questo primo maggio, e quindi buon primo maggio a tutti, la festa dei lavoratori. Partiamo allora da qui, la giornata dei lavoratori, CGIL, CISL, UIL anche di Treviso riuniti a Monfalcone per un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Dopo un 25 aprile di contestazione e rivendicazione dei diritti costituzionalmente sanciti, la memoria torna ad essere il nodo centrale su cui si basa anche la manifestazione del primo maggio. CGIL, CISL e UIL insieme a Monfalcone per un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Sono i diritti che abbiamo costruito in 70 anni di contrattazione, perché se oggi i lavoratori italiani hanno dei diritti, sono stati costruiti grazie al conflitto, alla lotta e alla contrattazione, perché conflitto e lotta portano a costringere le controparti a sedersi ai tavoli e a ottenere risultati. Noi siamo convinti che il buon lavoro e una giustizia sociale determini anche una giusta integrazione, e solo il lavoro potrà creare una giusta integrazione, e quindi noi oggi siamo a supporto di questa realtà che riteniamo importante e possa essere da stimolo per tutto il paese. Sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, ma anche il tema della precarietà, come il tema della giusta retribuzione. Come CGIL di Treviso siamo presenti a Monfalcone in diverse centinaia di lavoratori e pensionati per sostenere ancora una volta in una piazza unitaria con CGIL, CISL e UIL il tema del lavoro dignitoso, il tema del lavoro stabile, il tema del lavoro ben retribuito e soprattutto sicuro. Un primo maggio, quello del 2024, dove salute e dignità delle persone sono poste al centro. Dal basta alle morti sul lavoro alla regolarizzazione dei contratti precari che rendono difficile, soprattutto per i giovani, immaginare il proprio futuro anche nella provincia di Treviso. Risorse per la formazione, per le competenze dei lavoratori in un mondo che cambia rapidamente, e soprattutto, come dicevo prima, la questione salariale. La questione salariale si combatte non con una norma di legge che fissa un minimo, perché sarebbe una schiacciare verso il basso purtroppo i diritti di tutti, ma attraverso l'applicazione puntuale dei contratti collettivi di riferimento, che devono essere rinnovati alla scadenza, perché quando i contratti collettivi non si rinnovano alla scadenza, chi ci guadagna sono le controparti e le aziende. Il primo maggio non è una ricorrenza liturgica, ma è un ribadire ancora oggi il fatto che il mondo del lavoro è il mondo del motore del paese, e che deve essere non celebrato, ma deve essere ancora una volta tutelato e rinnovato ogni giorno. Da figlio di maresciallo vittima del dovere a generale di corpo d'armata, la storia di Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale dei Carabinieri della Legione Vittorio Veneto, e per lui inevitabilmente il primo maggio è una data dal duplice significato. Io stesso sono un orfano dell'Arma dei Carabinieri, sono stato assistito dalla nostra Unaumac fin da quando ero piccolo fino ad adesso, no? Sono diventato generale di corpo d'armata, mio padre era un maresciallo che è morto per servizio. Nel giorno del primo maggio, festa dei lavoratori, c'è chi ha trovato nella propria professione una casa sicura e accogliente, un ponte tra il passato, che a volte può essere molto doloroso, e il futuro. La storia ce la racconta Maurizio Stefanizzi, generale di corpo d'armata, comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto. Lo scenario è quello dei 25 anni della fondazione di Fervi Credo, associazione che si occupa delle vittime del dovere, dei feriti e dei loro cari. La cronaca di ieri, ma anche di oggi, ci sottopone all'attenzione ancora troppe morti avvenute nell'esercizio della propria funzione, siano essi militari dell'arma, poliziotti, uomini della Guardia di Finanza o vigili del fuoco. In questo settore già siamo presenti, perché per noi la persona è importante, il carabiniere è importante, poi è un settore dove veramente si può fare di tutto e di più. Da fare c'è sempre tanto, si può fare sempre tanto, soprattutto in questo settore. Devo dire che per quanto riguarda in particolare le vittime del dovere, l'Arma dei Carabinieri ha un suo sistema, oltre quello generale, di essere vicino alla gente. È fondamentale, nel solco del rispetto di chi non c'è più per una morte avvenuta durante il lavoro, continuare a tenere vivo il ricordo.
È importante, non c'è futuro senza memoria. Noi forze di polizia, forze dell'ordine, carabinieri in particolare, che io oggi ho qui l'onore di rappresentare, dobbiamo guardare ai nostri caduti, alle nostre vittime per poter garantire un futuro migliore ai nostri adepti, ai nostri carabinieri, ai nostri marescialli, ai nostri che operano tutti i giorni a favore della gente sulle strade d'Italia. L'economia, crescono i casi di sovraindebitamento in Italia e in Veneto. L'indebitamento delle famiglie italiane verso banche finanziarie, stando ai dati di Banca Italia, nel 2023 è cresciuto del 4,6% rispetto all'anno precedente. Nel nostro paese si calcola un sovraindebitamento del 15%, dato che può essere calato anche nella realtà veneta. Ma cosa si intende per sovraindebitamento? Non posso più, con quello che ho, con quello che guadagno, con quello che posso mettere a disposizione, pagare i debiti che ho. Gianmario Bertollo, insieme alla moglie Maria Sole Pavan, ha fondato l'associazione Liberi dal Debito con l'obiettivo di aiutare cittadini ed imprenditori ad uscire dall'incubo dell'indebitamento. 211 ad oggi le famiglie aiutate dalla loro organizzazione legge3.it, ma sono 1500 le pratiche in lavorazione. Che è brutto definire le pratiche, perché stiamo parlando della vita delle persone, no, neanche di storie, proprio della vita delle famiglie. Sono storie di difficoltà per malattie familiari, per lutti di famiglia, per perdite del lavoro perché l'azienda in cui lavoravo è chiusa, per perdite del lavoro perché è arrivata una pandemia e ci ha fatto chiudere tutti. Il percorso che porta a chiedere aiuto spesso è molto lungo e difficile da intraprendere. Intanto non è facile arrivare a dire ho i debiti. Ho un problema di debiti e quindi ho bisogno di aiuto. Subentra sempre quella che è la vergogna. Si arriva a chiedere aiuto quando non ci sono più vie d'uscita, spesso quando si è anche tentato di porre fine alla propria vita. A volte però è troppo tardi. Un mio collaboratore, il nostro collaboratore, aveva appuntamento con un cliente e la mattina stessa il padre chiama e dice: mi scuso, ma del poco preavviso, ma mio figlio non potrà venire in appuntamento oggi. Non c'è nessun problema, lo rifissiamo. No, non potrà venire mai più. Scusa, mi commuovo, ma... In Italia, tra gli ultimi paesi in Europa ad aver adottato un provvedimento simile, dal 2012 esiste la legge 3 che interviene proprio in aiuto dei casi di sovraindebitamento. È una legge che dà le possibilità alle persone sovraindebitate di avere una seconda vita. È quella legge che è stata soprannominata in Italia la salva suicidi. È indicativo. Noto, è indicativo anche del nostro modo di vedere questa situazione di sovraindebitamento. In Spagna si chiama seconda opportunità. A Treviso, mondo del lavoro e del sociale a confronto per l'inclusione dei soggetti fragili che vogliono proprio reinserirsi nel mondo del lavoro. Contrasto alla povertà e inclusione sociale. Se per rientrare a pieno titolo nella comunità il primo passo è reinserirsi nel mondo del lavoro, è necessario che ci siano le condizioni per accogliere quei soggetti che tentano di riprendere un cammino interrotto per molti complessi fattori. A convegno Realtà Lavorative, Comune di Treviso e Cooperativa Sociale Erga di Casier, che si occupa da sempre di inserimento lavorativo di individui in situazioni di difficoltà. Persone fragili che hanno bisogno quindi di un supporto e per ricostruirsi una parte della loro vita. Questo approccio però ha senso se di sfondo c'è un territorio che è pronto ad accogliere queste persone perché riescano a sviluppare le loro capacità per dispiegare le ali verso il loro progetto di vita e raccogliere un po' la libertà che hanno conquistato in questo percorso. Un approccio che trova molti partner pubblici e privati nel territorio. Spesso queste persone sono fuori dal mercato del lavoro da molto tempo, quindi acquisiscono le competenze legate quindi alla manualità e quindi alla produzione del lavoro, ma acquisiscono anche la capacità di stare in un contesto lavorativo. Confronto organizzato nell'ambito degli appuntamenti per i 25 anni di Erga e i 40 del CEIS di Sant'Artemio e che si è focalizzato sull'incontro tra impresa e sociale, anche se per l'assessore comunale De Checchi le distanze tra questi due settori si sono azzerate da tempo. Non vi è vera differenza tra impresa e sociale perché necessariamente l'impresa deve avere
quelle caratteristiche legate alla socialità, così come il sociale deve anche fare impresa. A che fine? Al fine di creare quella sostenibilità nella crescita che porta l'individuo al centro. Oggi l'individuo ha bisogno, con le sue fragilità, comunque di sentirsi parte di una comunità, e certamente uno dei modi migliori per sentirsi parte di una comunità è attraverso il lavoro. Parliamo della primavera anomala anche per colpa, ormai lo sappiamo, dei cambiamenti climatici che diventano sempre più evidenti, l'importanza allora di darsi nuove regole per vivere ad esempio una delle mete preferite anche il primo maggio, nonostante il maltempo, cioè la montagna, perché non diventi pericolosa come purtroppo è accaduto anche recentemente. La montagna non tradisce, perché la montagna è un ambiente inerte. Noi dobbiamo riuscire, soprattutto negli ultimi anni, con i cambiamenti climatici, essere in grado di interpretarla in modo differente rispetto a quello che avevamo. La montagna è cambiata. Le prime sentinelle della montagna sono loro, gli uomini e le donne del CAI, Club Alpino Italiano. A parlare per loro è il presidente del Veneto. Diversi sono i tempi e i modi, ma anche la fruibilità della montagna, ci racconta. Più persone affrontano la montagna. Un cambiamento di cui serve essere consapevoli e che va interpretato. Se in pianura le temperature sono aumentate di 1,5 gradi, in montagna si arriva fino a 4 gradi in più. Il cambiamento climatico ha trasformato gli ambienti e la stessa neve. Sicuramente dovremmo studiarlo, dovremmo confrontarci tra soccorso alpino, guide alpine, istruttori dell'alpinismo, tutte quante le persone di buona volontà, per darci una regolamentazione differente rispetto alla precedente, che debba tenere conto, fare in modo che si tenga conto anche di questi cambiamenti climatici. Se non faremo questo, potremmo chiudere sicuramente su un fatto estremamente pesante, che è quello che la natura, con le sue regole, che noi poco conosciamo, ci mette in difficoltà. Impossibile non tornare con la mente alla tragedia della Marmolada, che il 3 luglio del 2022 ha causato la morte di 11 persone. Mettendo insieme tutte quante le competenze, le risorse e andandosi a parlare di questo, fatto fra persone esperte, riusciamo a farne fronte. In montagna si possono trovare, lo sappiamo, anche i lupi, ma non solo in montagna, anche in zone che non sono di solito caratteristiche proprio dei lupi. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ad esempio, degli avvistamenti a Follì, nella zona di Valmareno. E allora, nel prossimo servizio, l'appello proprio di quel residente che ha immortalato il passaggio dei predatori: fate attenzione a chi va in montagna anche con il proprio cane. Per il momento non si è visto mai un attacco verso le persone. È più facile che lo faccia un cane selvatico che non un lupo, ecco. Le immagini che hanno immortalato nei giorni scorsi il passaggio di due lupi a Valmareno di Follina sono divenute virali, come spesso accade in situazioni simili. Siamo ai piedi della montagna, al confine con il Bellunese, vicino all'acqua dove passano cervi, caprioli, cinghiali e tassi. A riprendere gli esemplari, che all'inizio potevano sembrare due grandi cani, sono stati i dispositivi di Roberto Sepulcri, componente dell'Associazione Carabinieri in congedo. Non mi era mai capitato di vederli così bassi. Tra l'altro sopra la mia proprietà c'è un allevamento d'asini, per cui i lupi sentono gli odori e corrono. Ecco, sono stati ripresi giusto qua, all'altezza di quell'albero, quel noce piccolo che c'è laggiù in fondo. Ecco, che cos'è che ovviamente può averli spinti? L'odore degli animali, la percezione proprio delle prede? Ma sicuramente l'odore degli animali, perché adesso, da come so, vivendo qua, cervi, caprioli dovrebbero avere i piccoli, oppure sono le femmine incinte e loro mangiano le parti molle degli animali, per cui seguono questi. Siccome vengono a bere nella Fontaniva, che è un'acqua risorgiva che esce dalla montagna, vengono a bere qua in basso, e anche perché tagliando l'erba resta pulita e hanno l'erba fresca, non come su nella montagna, e si vede che col freddo si sono abbassati e dietro sono scesi anche i lupi. Roberto Sepulcri, dal canto suo, ci tiene a sottolineare come al momento la situazione sia tranquilla, ma è sempre bene tenere alcuni accorgimenti.
L'unica attenzione che mi viene sorridendo è per quelle persone che la domenica si divertono ad andare a camminare in montagna coi cagnolini, perché il lupo non attacca la persona, attacca il cagnolino, e chiaramente se lo prendi in braccio è facile che ti salti anche addosso. Attenzione, dunque, adesso la sanità tra i centri dei disturbi mentali, dei centri dei disturbi alimentari del Veneto, che lottano quindi contro questa che è una vera e propria piaga. Quello della Marca è una realtà di eccellenza, un lavoro costante che ogni anno aiuta, pensate, per darvi l'idea del problema, 500 famiglie. E se consideriamo che nel mondo circa 55 milioni di persone sono affette dai disturbi alimentari, anche nel nostro territorio la quantità di utenza che chiede un intervento da parte nostra è molto elevata, perché parliamo circa di un 500 cartelle, un 360 circa prime visite in questo ultimo anno. Praticamente si tratta di quasi due accessi al giorno. A chiamare il centro provinciale per i disturbi alimentari dell'ULS 2 sono persone in difficoltà, famiglie, a volte anche amici, compagni di scuola, insegnanti. Numeri che hanno visto un'importante impennata anche a causa della pandemia e che ora si stanno stabilizzando, ma che raccontano di una sostanziale malessere che tantissimi adolescenti, 9 casi su 10 sono ragazze, stanno vivendo. Sono persone che hanno una fatica nel valutare loro stessi e spostano la valutazione del proprio sé al peso e al corpo, quindi danno un'importanza a questi aspetti della vita come se fossero appunto l'unico elemento indispensabile per capire quanto posso valere come persona. Sui social molte immagini e video rimandano al corpo ed è probabile che i ragazzi e le ragazze ricevano dei commenti anche negativi legati al loro corpo o dei suggerimenti su come migliorarlo e sviluppino nel tempo un'insoddisfazione corporea che poi diventa un nucleo importante rispetto al disturbo dell'alimentazione. Diventa importante allora intercettare i primi segnali. E dei comportamenti legati al rituale del pasto. Di solito le famiglie sono abituate a mangiare assieme, quindi l'alzarsi prima da tavola, il dire di aver mangiato in momenti diversi da quelli del resto della famiglia, lo spezzettare il cibo in piccole parti, il bere molto durante il pasto, il masticare esageratamente il pasto per prolungarlo. Il centro, che copre tutto il territorio provinciale, lavora con un'equipe di professionisti, risponde al numero 0422 322 961 e sono proprio le psicologhe e psicoterapeute del centro a sottolineare come per bisogni specifici serva un supporto altrettanto specializzato. Altrimenti il rischio è a volte che si possono anche aggravare le situazioni, quindi se una persona si rivolge ad un terapeuta, a uno specialista, noi vediamo spesso situazioni in cui arrivano da noi dopo vari tentativi di percorsi terapeutici. Sul fronte sanitario, dall'Università di Padova, una ricerca che dice che l'aspirina accende le difese contro il cancro al colon retto. L'uso regolare e prolungato dell'aspirina riduce l'incidenza e mortalità del tumore del colon retto, ma solo adesso una ricerca italiana ha scoperto anche che questo accade perché il farmaco attiva la risposta del sistema immunitario contro questa forma di tumore. A dirlo i dati di uno studio coordinato dall'Università di Padova, i cui risultati sono stati pubblicati di recente sulla rivista Cancer. La nuova sfida è adesso individuare le dosi ottimali di aspirina per ottenere la maggiore efficacia. Dovremo pensare a come garantire che l'aspirina raggiunga il tratto colon retto tale in dosi adeguate per essere efficace, ha spiegato Marco Scarpa del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, che ha coordinato i 14 gruppi di ricerca grazie al finanziamento della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo insieme. Rieccoci con il telegiornale di Treviso. Ripartiamo proprio dalla città, dal quartiere di Sant'Angelo. Spazi verdi inaccessibili per erba alta e incuria la denuncia dei residenti. Hai sede mattina? Sì. Sì. No, vieni qua. Che dopo... Noi siamo al verde. Abbiamo il verde? La situazione è abbastanza difficile. È ormai davanti agli occhi di tutti. L'erba è alta, o meglio, altissima, il degrado sta avanzando e sicuramente non è un bel biglietto da visita per il nostro quartiere. È un disastro, sono stanco, 11 anni, che devo telefonare
al consigliere, fammi un piacere, vedi, ma perché dobbiamo fare questo? A regnare al Parco Ducale di Sant'Angelo, anziché i bambini e gli anziani che abitano nelle vie e nelle palazzine limitrofe alla vasta area verde del quartiere, sono l'erba alta e l'incuria, che di fatto rendono l'area inaccessibile. Il parco attualmente è di proprietà di chi ha costruito gli immobili circostanti, gestore che quindi si occupa della manutenzione del verde degli spazi comuni, ente privato che si incarica di sfalciare l'erba una tantum, rendendo i periodi estivi e primaverili un incubo per chi frequenta la zona, anche perché con il caldo potrebbero insorgere problemi igienico-sanitari. Quello che chiediamo noi è una maggiore attenzione per la gestione del verde, quindi non trovarci a tagliare il verde ogni 3 mesi, ma quantomeno ogni 20 giorni, anche perché molte famiglie qua hanno dei bambini che non possono accedere ai giochi, ci sono molti anziani che non possono accedere alle panchine. Il perché del degrado a cui si è arrivati è una questione lunga 20 anni, una convenzione in atto che dovrebbe sancire un accordo tra pubblico e privato. C'è una convenzione, diciamo, che è in sospeso, in stallo, che deve essere conclusa appunto dai primi anni 2000 e che ancora non si sta concludendo. I nostri uffici finalmente stanno prendendo in mano la situazione, pare che tra un paio di mesi gli ultimi collaudi saranno terminati, a quel punto alcune aree del parco saranno cedute diciamo al comune, quindi se ne occuperà lui per la gestione, altre però saranno in capo ai residenti che abitano qui intorno. Problema dunque ben noto a Cassugana, che sta cercando di porre fine alla questione, ma anche una volta stipulata definitivamente, la convenzione prevedrebbe che il comune sia titolare del verde solo in alcune zone, aprendo un ulteriore dilemma. Finora siamo qui a lottare con i proprietari ogni volta per chiamarli e farli venire a tagliare l'erba, ma quando poi questa convenzione andrà, diciamo, in porto, si dovrà creare un super condominio, si dovranno creare le condizioni per cui gli stessi residenti che abitano qui si debbano organizzare. Restiamo a Treviso. Poco meno di 40 anni fa un libro scuoteva gli animi della Treviso Bene. A scriverlo era Gian Maria Ferretto, che molti ricordano per essere stato uno dei riferimenti di Pietro Germi per la realizzazione del film Signore e Signori. Il libro si intitolava Inviato speciale in provincia e alla sua pubblicazione seguirono polemiche e querele. Allora, nel consueto servizio dedicato alla nostra storia, torniamo al telegiornale del 2 maggio 1987. Non c'è che dire chi era deluso dalla mancanza di reazioni dopo la pubblicazione di Inviato speciale in provincia, il libro sfida di Gian Maria Ferretto, può ritenersi soddisfatto. Oggi nello studio dell'avvocato Capraro, suo difensore, ha parlato infatti Mario Campolmi di Varenne, l'estensore della prima querela. Si è visto identificato, al di là di ogni possibile dubbio, nel tenente Marco Marenna, un ufficiale repubblichino che nel periodo della caduta del fascismo avrebbe condotto le trattative per la resa degli ufficiali della scuola militare di Oderzo, ottenendo la salvezza per sé e non per altri 99 allievi della scuola poi fucilati, usando anche le grazie della moglie spregiudicata per ottenere clemenza dai partigiani. Secondo Campolmi le cose andarono molto diversamente. 5-6 mesi prima della fine della guerra e della resa, io vidi transitare davanti al Brandolini un giovane ferito, sanguinante. Non le chiesi se era partigiano, se era fascista, che cos'era. Gli dissi: che cosa hai fatto, cosa ti è successo? Ma dice: sa, una bomba a farfalla, hanno fatto un bombardamento sul Piave, io cammino per lavoro per la Todd, sono inciampato, per fortuna sono caduto il boccone e mi ha ferito solo le gambe. Dai, vieni dentro che c'è l'ufficiale medico, ti faccio medicare. L'ho portato dentro, gli ha tolto una scheggia, due, l'ha medicato, gli ho fatto un'iniezione di tetanica, poi l'ho fatto accompagnare in paese, in città. Questo ragazzo mi ha riconosciuto la notte in cui furono prelevati gli ultimi 16 allievi ufficiali, e siccome io non avevo voluto indicare a chi lo ricercava un certo tenente UC, allora mi disse: allora vieni tu nel posto loro. E fu questo ragazzo, ma guardi caso, dalla stessa porta dell'infermeria dove io ho fatto medicare lui, in quell'attimo che attraversavo il pianerottolo si aprì la porta dell'infermeria e uscì fuori questo ragazzo: dove lo portate questo? Questo non lo portate via, di questo non rispondo io. E insomma, fra sì e no a me, fece risalire in camerata. Dopo poco il camion partì con le grida dei nostri giovani, gli ultimi 16 uccisi, mamma, camerati, salvateci, eccetera, compagnia bella.
io me ne torno in camerata, mi sento chiamare di nuovo, tenente Campone, mi chiede, madonna santa, sono di nuovo qua, stavo per gettarmi dalla finestra del terzo piano, mi tennero per le gambe, ma no, ma dice, ma che cosa fa? Dice, ma non mi riconosce, ma dico, no, ma chi sei tu? Ma non si ricorda di me, dico, no, io non mi ricordo, dice, ma chi sei? E dice, sono quel ragazzo, sa che mi fece medicare così, 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 così. Ah, sei tu, dico, e dico, ti devo la vita, Benedetto. La donna citata come sua moglie lo era allora, non lo è più adesso? No, non lo è più da tempo. Quando io seppi che ero già residente a Treviso, di ciò che mi fu raccontato che aveva fatto, è vero, la buttai fuori di casa, ottenne la separazione per colpa sua, successivamente gli feci inibire l'uso del mio cognome e poi, successivamente ancora, il divorzio. Sotto lo sguardo vigile del suo legale, Campolmi è un fiume di parole. Quel signore, l'estensore del libro, non può permettersi di giocare così con i sentimenti della gente. È tutto falso, a cominciare dal fatto che non fui io a condurre le trattative per la resa. La documentazione relativa alla vicenda è corposa e potrebbe essere oggetto di un trattato di storia. È tutto documentato, ribadisce a più riprese Mario Campolmi. I nomi dei morti, le ricevute dei soldi che incassai e adoperai per far costruire una altare in loro memoria. Per me non è rimasta una lira, anzi ho venduto la medaglia che i parenti mi donarono in segno di riconoscenza per pagare gli arredi sacri dell'altare. Il racconto potrebbe continuare a lungo, ma è meglio fermarsi qui. La parola passa alla magistratura e alle rispettive coscienze. Frammenti, frammenti della nostra storia. E con questo chiudiamo l'edizione di Treviso. Ancora buon primo maggio a tutti, vi lascio al meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione è ancora in transito sul nostro territorio. Tempo instabile, giovedì 2 maggio. Sul Veneto nel dettaglio la giornata sarà caratterizzata da nubi e piogge diffuse, come ci mostra la grafica. Localmente potranno essere anche intense. Temperature in calo, anche sensibile, minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14-18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo da nuvoloso a coperto con piogge da moderate ad abbondanti, più continue e frequenti tuttavia sulle Prealpi. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Sarà anche qui molto nuvoloso con precipitazioni moderate e diffuse. Temperature minime sui 10-11 gradi, massime intorno ai 17-18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.